Buongiorno, benvenuti a questo magnifico progetto. Io mi rinforzo, io mi chiamo Angelo e insegno Tai Chi Chuan presso il Parco Colbe di Via di Cortina. E il Tai Chi Chuan è una disciplina cinese, un'arte marziale, ma la possiamo sfruttare oggi in questa lezione dedicata a voi in una formula distensiva. Ecco, siamo in casa, abbiamo un'emergenza sanitaria che ci costringe a stare in casa e quindi abbiamo pensato di creare un percorso di 50 minuti che va a distendere i muscoli e a equilibrare il corpo. Vi ripeto, io insegno Tai Chi Chuan presso il Parco Colbe il lunedì e il mercoledì, abbiamo due lezioni la mattina e il pomeriggio e la sera, dalle 20 alle 21 di lunedì e mercoledì e la mattina dalle 7.15 alle 8.15. Quindi una lezione veramente speciale per gli amanti delle discipline marziali che non hanno solo lo scopo di rinforzare per combattere, ma anche di partire dall'interiorità dell'arte marziale e quindi rinforzare dall'interno le nostre energie psicologiche. Ecco, noi lavoreremo oggi un pochettino su questo, facendo esercizi semplici di estensione e di lavoro. Prego, se siete seduti vi invito ad alzarvi e a iniziare insieme a me questa lezione di Tai Chi Chuan. Faremo di esercizio con il braccio a terra. Ci mettiamo divaricando le gambe in una posizione molto comoda, larghezza delle spalle e le braccia sono lunghe in fianco. Primo movimento è di distensione delle braccia in avanti. Quindi abbiamo questo esercizio già distensivo. Il Tai Chi Chuan lavora su movimenti lenti e distensivi, soprattutto nella fase di preparazione e di coordinazione delle figure che vengono disegnate nello spazio. Inspiriamo ed espiriamo, ecco, bisogna imparare a coordinare, oltre che a imparare il movimento, a coordinare il respiro insieme al movimento. Quindi quando faremo gli esercizi vi darò alcune indicazioni, tranne quando l'esercizio deve essere un pochettino più complesso. E quando diventa un pochettino più complesso non vi darò molte indicazioni, anzi respirate in maniera naturale per non intasare le concentrazioni mentali, quindi non andare un po' in confusione. Quindi vi invito adesso che facciamo esercizi come questo molto semplici di respirare insieme a me. Le gambe vengono, vedi, sono un piegamento sulle gambe, piccolissimo, metto un pochettino laterale per farvi vedere. Abbiamo un piccolo piegamento sulle gambe e le attenzioni durante questi piegamenti sono rivolti alla cintura, Quindi abbiamo una piccola retroversione, i glutei sono rilassati, la schiena viene un pochettino spinta in avanti con questo movimento di retroversione, ossia, metto le mani, fermi i piedi, dalla curva lombare dobbiamo spingere un pochettino in avanti il bacino, ecco, poco, senza esagerare. Quindi c'è un piccola, cioè come un cino, eseguiamo questo movimento. E questo lo facciamo ogni volta, ve lo sto dicendo adesso all'inizio, perché ogni volta che faremo dei piegamenti sulle gambe dovete avere l'attenzione a curvare, a portare in avanti il bacino, tenendo però i glutei, non devi fare con il muscolo forte, rigido, devi rilassare e distendere. Ricordate, il Tai Chi Chuan ci serve a distendere i muscoli, quindi dobbiamo eseguire questo movimento tenendo i glutei rilassati, anche i linguini rilassato, e non bisogna contrarre l'addome, bisogna soltanto eseguire un movimento. Quindi, gluteo rilassato, in avanti, e distensione delle braccia, salire e scendere. Inspirare in una fase di salita, espirare nella fase di discesa. Cambiamo esercizio, mi metto a frontale perché possiamo eseguirlo insieme senza confondere il movimento. La distensione adesso è verso il cielo. Cosa faccio? Da questa posizione sul piegamento delle gambe ruoto i palmi verso l'esterno e distendo le braccia, alzando anche la posizione. Tutta la distensione del corpo verso l'alto con le braccia. Quando ho raggiunto il massimo della distensione senza andare in iperestensione, rilasso le braccia portandole frontalmente con i palmi verso il basso, quindi verso la terra, riportando quel movimento delle braccia lungo i fianchi. Quindi eseguiamo una inspirazione e espirazione.
cosa stiamo facendo? Stiamo cercando innanzitutto di distendere in maniera morbida il corpo, tutti i muscoli del corpo, ma soprattutto stiamo cercando di allungare questo. Mentre facciamo questo esercizio, ricordate sempre, ecco, stiamo allungando il respiro, ho detto, bisogna infatti piano piano cercare di portare a coordinare il respiro distendendo anche la fase di inspirazione e espirazione in modo molto leggero ma progressivo. Piano piano, mentre entriamo negli esercizi, dobbiamo far sì che il respiro diventa sempre più lungo e sottile. E soprattutto l'indicazione che viene data quando si lavora sul respiro è quello di, nella fase di espirazione, di non emettere suoni. Cioè non bisogna inspirare ed espirare in maniera forzata, bisogna essere veramente leggeri nel respiro e profondi. Quindi, infatti, la durata degli esercizi, dell'esercizio semplice, sì, ma ha un suo tempo, vedete? Nella fase di inspirazione ha un percorso che definisce anche il margine di inizio e fine del respiro. E poi l'espirazione. In questo esercizio, con i palmi verso il cielo, devo ruotare una volta il capo a sinistra e a destra. Iniziamo insieme. Un palmo sull'altro, distensione, lo sguardo è avanti. Quando sono al massimo della distensione, ruoto i palmi che si guardano, ruoto il capo a sinistra e tengo le braccia distese, facendole scendere lungo i fianchi. Oh, è molto importante che nella fase di discesa, ecco, salita abbastanza chiara frontalmente, nella fase di, esatto, di discesa devo tenere la linea delle spalle, quindi non devo portare i palmi in avanti, quindi mantengo, vedete, la linea delle spalle per coinvolgere una adduzione scapolare, cioè un avvicinamento, quindi vado a coinvolgere non soltanto la distensione delle braccia, ma anche distensione completa del braccio, ma anche un coinvolgimento della parte superiore della colonna, per cui c'è questo movimento che devo avvertire di adduzione delle scapole durante l'esercizio. Quindi abbiamo detto, ripetiamo insieme 2-3 volte prima di cambiare esercizio, abbiamo una distensione, inspirazione, sguardo a sinistra, espirazione, inspirazione, espirazione. Ritorniamo sul movimento iniziale frontale della distensione delle braccia frontali. Quando arriviamo all'altezza delle spalle, vedete, quindi non devo portarle in alto le braccia, le fermo più o meno alla misura delle spalle, richiamiamo, vedete, il movimento del palmo verso di noi, facendo una sorta di curva sinuosa. Ecco, è importante capire che nel Tai Chi Chuan il movimento non è mai segmentato, cioè non è dritto così avanti, ma disegna sempre delle piccole curve, quindi anche quando faremo adesso dopo delle spinte, non bisogna mai spingere forzatamente, ma cercare una sinuosità leggera, di distensione muscolare, ma soprattutto di eleganza. Inspiriamo, scendiamo sulle gambe e spingiamo in avanti. Ritorno su con il palmo che guarda verso la terra e rieseguo l'esercizio. Nella fase di inspirazione avvicino soltanto le braccia, vedete, le mani al petto. Poi scendo sulle gambe con quell'attenzione che vi ho detto sul bacino, sulla cintura della retroversione, e poi spingo in avanti. Ritornando, vedi, con il palmo dal fianco sulla linea dell'altezza delle spalle. Inspiro. A questo punto sono sulle gambe, primo piegamento, apro la posizione delle braccia, risalgo dalla posizione delle gambe, quindi sono disteso corpo senza irrigidire, non tenere la gamba tesa, soltanto come quando sei in piedi normalmente, anche in attesa dell'autobus, quando aspetti l'autobus, stai così dritto e aspetti, quindi non tenere dritto il corpo teso, sempre
disteso e rilassato. Ecco, decidi di essere sempre rilassato ma non abbandonato, quindi significa non contrarre ma non abbandonare, per cui cerca questa condizione di rilassamento. Scendi lentamente di nuovo sulle gambe, le mani si guardano, si incrociano e salgono verso il cielo, passando davanti il petto, ruotano verso il cielo all'altezza del capo e poi con lo sguardo seguo la distensione. Anche in questa occasione, nel momento che stacco le mani, lo sguardo va avanti e mantengo, come ho fatto prima, la linea delle spalle per coinvolgere, come prima, la parte superiore della colonna. E ricomincio l'esercizio di rilascio, scendo sulle gambe, inspiro, espiro, frontale, da sotto, inspiro, espiro, su. Bene, adesso proviamo a combinare, per dare continuità all'esercizio, tutto quello che abbiamo visto in un'unica sequenza, con 2-3 ripetizioni per volta, e poi andiamo avanti a vedere un altro pezzettino, diciamo, di quello che potrebbe essere un allenamento di preparazione, perché stiamo preparando il corpo al Tai. Poi vedremo anche qualche passo. Prego. Insieme a me, il primo esercizio che abbiamo visto era la distensione del braccio. Inspiro. Espiro. Inspiro. Inspiro. All'esterno. Inspiro. Sguardo a sinistra, espiro, rilasso, centro lo sguardo, avanti, adesso il palmo destro sul sinistro, inspiro, espiro, frontale, su, inspiro, aprire, rilassare, sulle gambe, incrociare e su nella distensione della colonna, sguardo avanti e rilassare tenendo la linea delle spalle fino a ricominciare l'esercizio. Inspirare nella fase di salita. Espiro. Rimani sulle gambe, ecco, e aggiungiamo qualcosa. Un cerchio col braccio destro verso l'esterno. Rilassi. Braccio sinistro. Inspiro. Espiro. Metto di lato. Vedete, il movimento del cerchio non è vicinissimo al corpo, ti devi distendere e seguire, vedi, con una rotazione del corpo
la rotazione della mano verso destra quando lavora il braccio destro, verso sinistra quando lavora il braccio sinistro. Ed vado verso destra, quindi io carico il movimento dalla parte opposta. Quando arriva all'altezza delle spalle, ruoto il palmo e con una rotazione esterna distendo il braccio sinistro. Inspiro. Adesso attenzione, cosa faccio? Dalla posizione sempre leggermente pressa sulle gambe, sempre quella attenzione, mi raccomando, sempre una piccola retroversione. Salgo di nuovo con le braccia su, però questa volta non le porto ai fianchi, le blocco. Le blocco più o meno all'altezza dell'ombelico, fai finta di tracciare una linea parallela al terreno per dare uno stop al movimento delle braccia. La mano sinistra sale fino all'altezza delle spalle, la destra raccoglie il movimento da sotto come un cucchiaio e va a mettersi sotto il palmo sinistro. A questo punto chiudo, è come se dovessi stringere qualcosa, ma non lo fai fisicamente, visualizza il movimento senza contrazione e poi mi distendo risalendo anche dalla posizione delle gambe, vedete? E quindi comincio a fare la stessa cosa a destra e a sinistra, ruoto il palmo destro verso la terra, il sinistro a cucchiaio, al contrario, scendo sulle gambe e poi distendo frontalmente, vedete? Ruoto il palmo sinistro, il destro a cucchiaio mentre scendo sulle gambe, va a finire, passa sotto il palmo sinistro, ma poi si chiude un pochino il movimento fino a raggiungere il gomito del braccio sinistro. Ed è da lì che mi distendo in avanti. Ecco, stiamo entrando già nella fase del movimento delle braccia, delle figure del Cicciolana che vengono eseguite anche con dei passi coordinati. Stiamo adesso studiando la fase del movimento del busto e delle braccia. Inspiro, espiro quando distendo. Inspiro, espiro. Lascio il braccio sinistro avanti, mi metto frontale, siamo così, sono un po' sulle gambe, scendo in un sono disteso, scendo sulle gambe, girando il palmo destro verso il cielo, lo distendo dietro di me. Non completamente a 180 gradi, ma leggermente diagonale, quindi è un movimento che parte da dietro, ma su una diagonale, non completamente dietro di me. Ed eseguo questa spinta, visualizzata spinta, perché non lo devi fare con la forza, lo devi distendere senza distensione. Quindi da dietro, inspiro, espiro. Sono sulle gambe, vedete, sono un pochettino sulle gambe, sempre con quell'attenzione. Oh, quando distendo le braccia, vedete, il palmo guarda il cielo sia davanti che dietro, poi piego il braccio destro con questa sinuosità, non segmentato lì, non questo, ma vedete, raccolgo il movimento come se volessi proprio seguire delle linee curve. E al momento, quando arriva il palmo più o meno all'altezza dell'orecchio, vedi, spinge in avanti andando verso il centro del corpo, vedete? E continuo l'esercizio. Inspiro. Espiro. Cosa faccio adesso? Guardate. Lascio cadere il braccio destro verso il basso, il sinistro da davanti ruota il palmo come se volesse togliere qualcosa di fronte, vedete? E mi sposto con il peso sulla gamba destra. Ecco, entriamo adesso nella fase dei movimenti del Tai Chi Chuan, ossia dei passi che ci porteranno con il tempo ad eseguire delle forme di lavoro più complesse. Ecco, avete visto, ho fatto un passo, prendo un passo, quello che ci serve proprio a noi come spazio dentro casa è veramente pochissimo a fare questi esercizi, perché devo fare un passo verso sinistra adesso e poi verso destra. Torno dietro scaricando il peso sulla gamba destra, vedete? Si alza la punta davanti, quindi c'è uno spostamento, ritorniamo in avanti con il peso sulla gamba sinistra,
mi sposto con il peso scaricandolo sulla gamba posteriore destra con la stessa attenzione di prima, cioè di quella piccola retroversione. Infatti sposto un prometa, non mi sposto in questo modo, vedete, non vado a buttare il sedere fuori, ma metto la mano, vedete, io spingo un po' il bacino avanti, tengo la schiena dritta e scarico, ecco, sento una grande pressione sul quadricipite, sulla gamba destra. A questo punto c'è una rotazione perno, faccio perno sulla gamba d'appoggio posteriore e c'è una rotazione intrarotazione della gamba, vedi, l'anca deve lavorare, quindi non devo girare solo il piede, ma devo coinvolgere tutta la gamba, devo far fare questo movimento a tutta la gamba. Quindi faccio una rotazione perno, intrarotazione verso l'interno, quando sono arrivato al massimo della rotazione butto il peso a sinistra, vedete? Mi sposto, lo spingo verso sinistra, sempre sul piegamento, non state dritti, piegate la gamba e con un grande lavoro di spostamento delle forze, degli equilibri, del peso tutto insieme, mi sposto con il peso sulla gamba sinistra. A questo punto non pensate alle braccia, ci pensiamo dopo, adesso concentrate sul richiamo della gamba destra, vedete, l'ho avvicinata e la tengo appoggiata sulla avampiede per avere maggiore capacità degli equilibri. Solo così con le braccia, cosa faccio? La mano sinistra che è bassa viene alzata all'altezza, quindi con un palmo verso il cielo, e la destra invece scende verso il basso e si bloccano in questa figura, con la mano sinistra che guarda il cielo e la destra che guarda la terra. E provo a fare la stessa cosa verso destra. Quindi cosa faccio? Alzo per un attimo, questa è la fase di equilibrio, qui abbiamo un lavoro di propriocezione molto interessante, un equilibrio monopodalico, e ci spostiamo con la destra verso l'esterno. Ecco, l'importante, dopo lo faccio vedere in frontale, aprire un po' la posizione del piede d'appoggio frontale. A questo punto scende la mano destra, si prepara, come se volesse spostare qualcosa, la sinistra viene richiamata e insieme ci spostiamo nella spinta. Vedete dietro il piede collabora insieme al movimento del bacino in questo modo. E quindi ci troviamo a fare la spinta verso il nostro lato destro. Oh, questo esercizio può essere ripetuto facendo sempre la stessa cosa. Mi sposto, ruoto perno adesso sulla sinistra, intraruoto la destra, butto il peso sulla gamba destra, vedi, ancora non sto muovendo le braccia, sto dividendo per le attenzioni, perché quando non c'è ancora consapevolezza bisogna un pochettino dividere di più l'esercizio. Poi lo proviamo a fare insieme, in maniera sciolta, tutto insieme. Richiamiamo, vedete, la gamba sinistra, il peso è concentrato sulla gamba destra. Vedete, le mani fanno la stessa cosa, la destra ruota verso l'esterno, sale mentre la sinistra scende, si fermano per un attimo disegnando questa figura e ti prepari per fare la stessa cosa di nuovo sul lato sinistro. Cosa faccio? Equilibrio, lavoro grandioso di propriocezione, poggio il tallone, non devi cadere sulla gamba, attenzione, non devi buttarti in avanti così, devi tenere gli equilibri sulla gamba d'appoggio posteriore e distendere la gamba appoggiando il tallone. Ora la mano sinistra scende, la destra la richiamiamo, vedete, insieme. Quando sono pronto in questa figura, di nuovo eseguo la spinta. Vedete, di nuovo il passo che scivola nella spinta. Prego, tornate su, adesso lo rifacciamo insieme perché vorrei farlo senza parlare troppo. Ecco, mentre ci bisogna dividere le fasi delle attenzioni tecniche da quelle delle sensazioni che il movimento deve dare, anche semplicemente imitandolo. Per cui quello che vi chiedo adesso da casa è di lasciarvi un pochettino andare, cercherò di agganciare tutto quello che abbiamo fatto e mi metterò di schiena come se fossimo in una sala di palestra, con la differenza che non abbiamo il classico specchio che aiuta gli insegnanti a seguirvi anche con lo sguardo durante gli esercizi. Però cercate lo stesso di seguire e di fare insieme a me tutto quello che abbiamo fatto. Ricordatevi le piccole attenzioni che vi ho dato, ma soprattutto lasciatemi andare. Prego.
e rilassiamo nuovamente le braccia. Bene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo in quel piccolo puzzle iniziale dove abbiamo visto alcuni esercizi, li abbiamo messi insieme e piano piano abbiamo praticamente eseguito una serie di connessioni di quei movimenti per raggiungere un piccolo percorso. Rivediamo un piccolissimo percorso che ci deve condurre verso una maggiore pratica di quelle che vengono definite forme di lavoro, che sono molto più complesse ma che richiedono anche uno spazio maggiore, ma possiamo, ripeto, lavorare lo stesso in piccoli spazi sfruttando le dinamiche un pochettino più statiche dell'esercizio rispetto a quelle più dinamiche dell'esercizio. Adesso io vorrei però aggiungere un altro elemento a quello che abbiamo fatto, però prima di aggiungere questo elemento vorrei provare a farla con voi mettendo in una prospettiva di lavoro migliore. Quindi cercherò di mettere, spero che non vadano a tagliarsi un pochettino i piedi, cerchiamo ovviamente negli spazi che abbiamo di casa di poter dare a tutti quella possibilità di seguire in maniera più corretta con una visione migliore l'esercizio. Quindi proviamo adesso a farlo frontale, così diciamo diamo l'attenzione, prima di dare l'attenzione alle direzioni del corpo, adesso diamo l'attenzione invece al movimento delle braccia, per cui laddove diciamo nella esecuzione di spalle veniva un pochettino coperta quella che era il movimento delle mani, che sono fondamentali la posizione delle mani, perché coinvolge a seconda di quello che facciamo il muscolo in maniera differente. Quindi vediamo la stessa cosa dalla posizione di esercizio. E in questo caso, essendo frontale, però un pochettino più avanti, perché nella fase del movimento, proprio perché abbiamo questa diciamo esigenza di aprire un po' l'esterno, andremo un pochettino dietro. Quindi guardatevi alle vostre spalle se avete degli ostacoli, perché altrimenti vi impediscono di eseguire anche per una serie di volte. Faremo due a destra e due a sinistra il movimento dei passi, perché andremo un pochettino dietro. Infatti io non vi preoccupate se per il momento un pochettino magari i piedi vengono coperti, perché poi nel momento che faremo le spinte con i passi io mi sposterò automaticamente verso dietro, va bene? Quindi non vi preoccupate, voi lasciatevi 50 centimetri dietro di voi rispetto a un possibile ostacolo che avete in casa e iniziamo di nuovo ad eseguire. Il respiro, vi raccomando, se nel caso dovesse avere difficoltà nel respiro, lasciatelo andare in maniera naturale e concentratevi semplicemente sulla sensazione di rilassamento delle braccia. Prego! Lasciatevi andare, distendere, di essere piacevole, eh? Espira, espira, dentro, fuori.
mani avanti, spingi il peso avanti, allineare le gambe, rilassare le braccia e lo faccio fare sempre le lezioni, un bel respiro liberatorio, perché spesso nonostante in realtà gli esercizi ti servono, ti possono portare in una fase di rilassamento, spesso invece proprio perché non siamo consapevoli dell'esercizio possiamo creare delle rigidità involontarie, quindi questo respiro finale serve proprio per spezzare se ci sono state eventualmente delle piccole rigidità. Oh, cosa voglio fare adesso con voi prima di chiudere la lezione in questi ultimi 5 minuti di lavoro? Agganciare un altro movimento che ci porta sempre in questa fase di lavoro alternata a destra e a sinistra, utile alla distensione ma anche al rinforzo. Ricordiamoci che nel momento che siamo in queste posizioni ci sono delle forze che intervengono per la stabilità, una fase isometrica di lavoro molto interessante, quindi è importante quello di riuscire a capire che dobbiamo percepire lo spostamento del peso. Ogni volta che facciamo questi esercizi affondiamo la gamba posteriore, liberiamo, quindi in una fase, usando un termine diciamo più consoni alla disciplina, yin yang, dei due opposti, cioè dal pieno al vuoto, quindi abbiamo questa continua alternanza. Questo avviene anche nella fase delle braccia, una mano guarda il cielo, l'altra la terra, quindi c'è continua alternanza, quindi il concetto yin yang viene presentato durante il movimento con semplicità. Cosa possiamo fare per agganciare ulteriormente un altro esercizio che abbiamo visto solo nell'esecuzione delle braccia, ma abbiniamolo ai passi, il passo rimane lo stesso. Noi siamo in questa situazione, gamba sinistra avanti, destra che spinge. Il movimento delle gambe rimane lo stesso, quindi c'è un continuo lavoro di alternanza, del rinforzo delle gambe, ma adesso cosa facciamo? Dalla spinta, vedete? Io devo ruotare, vedi, e aprire le braccia. Quindi sto ruotando come ho fatto prima, però mentre prima, mentre mi spostavo, rimanevo un attimino fermo e aspettavo la intrarotazione della gamba sinistra e poi distendevo, vi ricordate? Adesso invece, nella fase di spostamento posteriore sulla gamba destra, in questo caso, di intrarotazione della gamba sinistra, io, mentre sposto, vedi, il corpo, apro le braccia all'altezza delle spalle, vedete? A questo punto mi metto con il peso la gamba sinistra e raccolgo il movimento insieme alla gamba che si avvicina del braccio destro con quel movimento che avevamo visto all'inizio. Vi ricordate quando abbiamo fatto questo esercizio di distensione, cioè la mano destra guarda la terra, la sinistra come il cucchiaio raccoglie qualcosa e poi si distende. Ecco, dobbiamo proprio fare quello. Quindi partendo dalla posizione della spinta, ce ne andiamo, vedete, in rotazione leggera. Braccia all'altezza delle spalle, vedete? Richiamo, metto un po' di lato, facciamo così, mi metto di laterale, sono sul lato obliquo per farvi dare una prospettiva migliore magari del movimento, mi porto un po' in avanti cercando di non tagliare i piedi e vedete, quando sposto il peso e vuoto, alzo le braccia in maniera molto rilassata, ecco, state sempre distesi nel movimento, come quando fai stretch e ti vuoi allungare, no? Che fai? Non è che irrigidisci i muscoli, altrimenti li accorci, li devi distendere, no? Qui è la stessa cosa, ti devi allungare, rilassare, ma controllare sempre, devi sempre controllare il movimento. Porti il peso sulla gamba sinistra e raccogli, diciamo, a cucchiaio. Per un attimo i palmi in questa posizione. La misura del cerchio o della sfera che io tengo tra le mani è molto grande, quindi non state in questa situazione. Più o meno questo è l'ombelico sotto, lì qui c'è l'ombelico, la metto sotto e la distanzio. A questo punto cosa faccio? Guardo nella direzione di avanzamento, chiudo un pochettino la posizione delle braccia tenendo i gomiti verso il basso, quindi non così, che alzo le spalle sempre sul corpo, quindi mai alzare le spalle nel movimento. E mi distendo, vedete, con quel movimento che ho visto all'inizio, soltanto eseguito con le braccia, accompagnato dalla figura di avanzamento. Quindi, rivediamo lateralmente.
sposto il peso, ruoto, vedete, ruoto, sposto il peso, ruoto, apro le braccia, entra ruoto, rimetto il peso a sinistra, richiamo gamba destra, mano destra, preparo il passo di avanzamento e mi distendo in avanti, tenendo l'apertura, del come se accarezzassi con la mano sinistra che va fino al fianco e la destra si distende. E ripeto la stessa cosa, come ho fatto con l'altro esercizio, prima mi sposto, poi ruoto, adesso le mani sono già pronte in realtà, non devo fare quell'apertura che ho fatto prima perché già ho una situazione, diciamo, ideale di lavoro, quindi quando ho fatto l'intrarotazione della gamba destra, ruoto semplicemente il palmo verso la terra, il palmo destro, il sinistro raccoglie con chiari, diciamo, il movimento, avvicino la gamba sinistra appoggiando l'avampiede, con il peso stabilizzato sulla gamba posteriore destra e vado ad eseguire dall'altra parte il movimento. E ripeto, vedete? Quindi diventa un esercizio che posso ripetere più di una volta da destra a sinistra, secondo l'intensità che voglio dare all'esercizio. Questo perché ve lo dico? Perché se voi voleste rivedere la lezione, mandare indietro, rivedere tutto quanto e ripetere, potete farlo anche più ripetizioni rispetto a quelle che vi ho mostrato. Quindi vi faccio vedere l'aggancio e poi vi saluto con il saluto cinese e chiudendo la nostra lezione. Eravamo arrivati qui e cosa facciamo? Agganciamo un altro esercizio. Quindi quando tornerete indietro nel video, dovete semplicemente andare avanti nell'esercizio agganciando quest'altro passo e quindi dare più continuità all'esercizio Tai Chi Chuan . Vedete, le mani sono già pronte in questo caso. Non cadere sulla gamba anteriore, ma distribuire il peso in maniera continua. Quando finite, un altro suggerimento: non vi alzate bruscamente, ma distendete in avanti, allineate, rilassate e soprattutto respirate. Prendete l'aria, grande respiro e espirazione leggera, quasi percettibile all'orecchio, quasi silenziosa. Quindi ho un movimento delle braccia che va rilassato. Bene, io vi saluto, vi ringrazio e soprattutto vi auguro un buon Tai Chi a tutti quanti in questo progetto. Io mi rinforzo questa volta dall'interno. Italiana Fitness Parco Corbe è il luogo in cui noi eseguiamo queste lezioni, quindi vi aspettiamo come sarà possibile rientrare tutti insieme nelle nostre strutture. Grazie a tutti e buon Tai Chi!